Già dal titolo Wipeout Design, la selettiva, intuiamo che la mostra inaugurata il 7 aprile al Palazzo delle Stelline di Milano in Corso Magenta si snoda su due binari. Il primo ripercorre e fa riscoprire al pubblico l'importante ruolo svolto dalla selettiva del mobile, concorso internazionale che si svolse a Cantù tra il 1955 e il 1975. Il secondo è dedicato al progetto Wipeout Design e presenta i prototipi d'arredo disegnati da Leo Guerra e Cristina Quadriocurzio e renderizzati dagli allievi di ENAIP Cantù. L'esposizione è una delle iniziative organizzate dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese in occasione della Settimana del Mobile, che ogni anno porta a Milano esperti e appassionati di design da tutto il mondo. Abbiamo questa piacevole consuetudine di presentare in galleria Gruppo Credito Valtellinese mostre che riguardano in qualche modo il design. Lo scorso anno avevamo proposto una mostra più sulla grafica e sui libri in Audi, sempre legata però appunto all'evento del Salone del Mobile. Quest'anno torniamo a proporre in collaborazione con la Fondazione ENAIP Cantù e con il Comune di Cantù una mostra che da un lato appunto recupera la tradizione della selettiva e dall'altra introduce un contro design, come l'abbiamo chiamato Wipeout Design, che avevamo avviato 2 anni fa sempre in collaborazione con ENAIP Cantù e con la produzione di questi mobili che non sono mobili, ispirati appunto in questo caso alla selettiva, realizzati dai ragazzi che riscoprono insomma l'attività artigianale di produzione. Una mostra all'interno della settimana del Salone del Mobile che non vuole in nessun modo commercializzare prodotti, ma vuole portare un po' alla ribalta un'idea, quella dell'artigianato, quella della produzione italiana, che si può vedere in tutta la rassegna di mobili che ci sono stati prestati generosamente da una serie di soggetti privati e dalle tavole di progetto della selettiva prestati dal Comune di Cantù. Siamo presenti a Milano in questa settimana con 2 mostre, una presso la Triennale che racconta la grafica dei 30 anni dei nostri spazi espositivi e con questa mostra che, a differenza di tutte le mostre di tipo espositivo commerciale del Salone del Mobile, durerà fino al 29 di aprile. Perché in realtà le esposizioni che noi realizziamo in occasione del Salone sono qualcosa di più di un'esposizione di arredi, sono delle mostre che stanno a cavallo tra il design e l'arte. Credo anche che sia interessante per uno straniero che arriva qui con l'idea di trovare solo prodotti acquistabili, arrivare in uno spazio espositivo e vedere anche la nascita del design, perché parliamo di pezzi del 50, quando di design non parlava nessuno. Quindi credo che sia qualcosa di più di un'esposizione di oggetti, sia un modo per comprendere il dialogo che ci può essere tra una forma di design e una forma d'arte. La selettiva del mobile ha ricoperto un ruolo fondamentale a metà del secolo scorso per il rinnovamento del disegno del mobile in Italia. Il concorso internazionale, infatti, vide la partecipazione di architetti e designer di tutto il mondo, invitati da una giuria altamente qualificata a suggerire gli orientamenti futuri della produzione. La selettiva del mobile nacque nel 1955 a Cantù, in seguito a un'esigenza che in quel momento si cominciava a cogliere. Venne affidata inizialmente a Gio Ponti, quindi un nome già grandissimo in quel momento, il quale costruì il bando del concorso. Il punto di forza di questo concorso, oltre a rivolgersi a designer e architetti internazionali, fu quello di pensare a delle giurie di altissimo livello. La manifestazione si svolse a livello biennale, e parteciparono in ogni edizione centinaia di iscritti. Qui sono 19 pezzi che abbiamo selezionato fra i più significativi di quelli realizzati all'epoca. Quanto queste forme incidono ancora oggi? Incidono ancora tantissimo, perché noi possiamo immaginare che alcuni di questi pezzi, e qui dentro ne abbiamo almeno 4, sono stati reinseriti nei cataloghi di aziende di primaria importanza proprio negli ultimissimi anni. Quindi a distanza di 50 o addirittura 60 anni dalla loro ideazione. Scrive Roberto Borghi, curatore della mostra insieme a Tiziano Casartelli, rispetto al progetto Wipeout Design.
Gli oggetti nati da rielaborazioni di progetti che hanno concorso alla selettiva vogliono risultare disorientanti allo scopo di individuare una possibilità di riorientamento del gusto secondo coordinate aliene ai meri trend del mercato. Insomma, un nuovo manifesto culturale che attraverso utensili d'uso quotidiano resi anti-ergonomici e antifunzionali vuole indicare una via alternativa alla cultura dell'abitare. Con questa sigla che abbiamo inventato, Wipe Out Design, ovvero sia il design cancellato, ci siamo permessi di gettare uno sguardo lucido ma ironico, ludico, quasi irriverente, sul tema del design del prodotto e sul suo futuro, perché ci siamo interrogati e abbiamo detto in fondo ha ancora senso discutere sul disegno industriale, sul design di prodotto, quando ormai è praticamente illimitata la produzione del design, perché se uno vuole nel 2017 farsi una sedia tutta sua, se la fa con una stampante 3D, oppure se la fa acquistandola, diciamo, da negozi monomarca a bassissimo costo o all'opposto ad altissimo costo a pezzo singolo di alta artigianalità e manualità. Quindi quello che ci ha interessato per risolvere, o perlomeno per entrare in questa, diciamo, diatriba, è stato quello di mettere in comunicazione, in cortocircuitazione, la produzione di alcuni pezzi, in specifico 8 pezzi, appunto Wipe Out Design, con invece i pezzi storici del concorso La Selettiva. Noi cerchiamo di rilanciare non tanto La Selettiva come tema in sé, come esperienza passata che però ha una validità storica, ma soprattutto il suo futuro. Il suo futuro sta nei rivoli del mondo digitale, perché ovviamente, così come abbiamo fatto noi, 8 pezzi irriverenti e disfunzionali, volutamente non funzionanti come sono i prototipi, abbiamo però anche aperto in qualche modo uno squarcio, una visuale sulla possibilità di farsi i mobili in casa, ognuno, chi vuole. Diciamo così, una ripresa della tradizione senza inibizioni. Il senso del titolo, questo wipe out, vuol proprio dire spogliarsi di soggezione nei confronti, no, di una storia ormai nobile, importante, come quella della selettiva. Questi oggetti creati poi attraverso delle riprogettazioni create da Leo Guerra e Cristina Quadrio Curzio hanno in sé una poetica propria dell'arte contemporanea, quella della sospensione, dell'ironia. Questa è vero, è una mostra chiaramente di design e io direi anche che è una mostra con delle pretese di storicizzazione del fenomeno design. Quindi da un lato c'è questo elemento di design, dall'altro però c'è proprio un elemento propriamente artistico. È come se avessimo chiesto ai ragazzi dell'ENAIP di assumere su di sé lo spirito irriverente, di libertà mentale, di libertà creativa delle avanguardie storiche. In spirito ironico, ma allo stesso tempo come una chiave di lettura del design degli ultimi anni, avremmo voluto scrivere un manifesto del disadattante. Il concetto di fondo è questo, cioè si può anche fare del design che invece che mettere a proprio agio, tra virgolette, lo spettatore, il fruitore del pezzo di design, dell'oggetto, lo scuote, mette a disagio, e quel mettere a disagio che parte dalla poetica dell'avanguardia, il sospendere le cose, il dare un fremito, il provocare per aiutare ad avere, come dire, un distacco cognitivo, no, dalla realtà, ecco, quel mettere a disagio può essere molto utile anche per ricollocarsi, per avere delle nuove coordinate percettive nei confronti del design. Tante le collaborazioni che hanno reso possibile la mostra milanese e tante sono anche le iniziative che la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese ha in programma per i prossimi mesi nelle diverse sedi. Siamo estremamente contenti perché abbiamo avuto un contributo fondamentale dal Comune di Cantù e abbiamo avuto come sponsor Brochet, che è un grosso marchio nel mondo dei tessili, Riva Cantù, ENAIP Lombardia soprattutto, che con le sue scuole professionali coinvolge i ragazzi nella produzione degli arredi. Alcuni di questi pezzi che si potranno vedere in mostra sono stati proprio realizzati in parte dagli studenti. È stata un'esercitazione didattica particolarmente interessante per i ragazzi, nel senso che ha visto loro acquisire degli schizzi di mobili. Su questi schizzi i ragazzi hanno sviluppato un disegno esecutivo
hanno sviluppato una serie di soluzioni tecniche che poi sono andate direttamente ai costruttori quando hanno dovuto fare i mobili. In tutto questo lasso di tempo è stato interessantissimo il rapporto e il confronto tra i ragazzi che studiavano le soluzioni e il progettista assieme al quale hanno appunto concordato le diverse ipotesi costruttive di materiali, di finiture, di tipologie, eccetera, eccetera. Nello stesso corso e con gli stessi ragazzi abbiamo fatto un'altra esercitazione dove abbiamo fatto un redesign scientifico del cassettone che ha progettato l'architetto Werner Blaser, che è stato il primo premio della prima mostra selettiva del 1955. Questo ha permesso loro di riscoprire tipologie, aspetti costruttivi, materiali, finiture e pensiero progettuale di un grande come Werner Blaser. È presente anche per questa mostra un catalogo? Sì, da qualche anno appunto con Wi-Fi Design abbiamo introdotto questo nuovo tipo di catalogo che è sostanzialmente un simil Moleskine, cioè un'agendina da viaggio tascabile, molto fruibile e che è specifica proprio per questo tipo di iniziative. Come sempre l'attività della Fondazione non si ferma e anche nelle altre gallerie. Su Sondrio fino al 1 di maggio c'è la mostra su Nandro Crippa e poi seguirà una mostra su uno svizzero valchiavennasco di adozione che è Bruno Ritter e tra l'altro una sua opera è stata acquistata nella collezione Credito Valtellinese e viene presentata in anteprima in assemblea dei soci del Credito Valtellinese. Su Fano nei mesi estivi riproporremo invece la grafica con Federico Seneca, famoso forse per la grafica dei Baci Perugina, un progetto diciamo in collaborazione con altre entità anche internazionali, e poi qui a Milano proporremo per i mesi estivi Elia Festa.